Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sala Stampa. Siamo nell'anteprima di Sala Stampa e diamo nuovamente il benvenuto a Damiano Cucè, che è stato con noi qualche settimana addietro. Lui è attivista di Colapesce, ma anche istruttore di calcio. Qui non per parlare di politica, ma per capire di più su un campo che è stato consegnato la settimana scorsa alla città di Catania, riconsegnato. Parliamo del Duca d'Aosta. Bentrovato Damiano, buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Allora, noi pensavamo che tu avessi chiesto di intervenire per complimentarti con l'amministrazione, per complimentarti verso questa politica sulla impiantistica sportiva nella città di Catania. E invece? Invece sono qui per contestare la politica delle passerelle, perché Duca d'Aosta è stato riaperto, è stato riconsegnato, abbiamo fatto i primi allenamenti, il manto in erba sintetica molto molto bello, tutto il resto veramente deprimente. Siamo stati lì appunto i primi allenamenti e ci siamo resi conto di come siano stati buttati questi soldi, perché ci siamo ritrovati in un perimetro di gioco con le recinzioni tutte bucate, gli spogliatoi sono stati semplicemente riverniciati, dopodiché ci sono assenze di panche, panche bucate, porte bucate, e soprattutto la cosa più assurda, non ci sono le panchine. Non ci sono le panchine nel perimetro di gioco e diciamo, chi lavora lì al campo Duca d'Aosta ci ha detto che le panchine che sono lì attualmente, esatto, proprio queste, sono le panchine prese dagli spogliatoi del campo comunale Velletri, che tra l'altro è un cantiere abbandonato. Quindi quello che stiamo vedendo è materiale che arriva da un altro campo, sotto lavori Velletri, ed era negli spogliatoi, cioè la panchina dove ci si spoglia Così ci è stato praticamente. detto da chi lavora al campo Duca d'Aosta, effettivamente io che ricordo le panchine del Velletri potrei confermare. Io domenica ero seduto proprio lì, in queste panchine. Queste panchine. Ah, ok, vediamo l'altra immagine, chiediamo a Lucy Gullotta in scrittura di regia. Qui siamo Diciamo la parte sempre, esterna sì, la parte, il del perimetro campo esterno. è rimasto, questo è l'esterno del campo e Tommini appunto, come potete vedere, Anche pericolosi. sì, anche pericolosi chiaramente perché lì ci passano i ragazzi, ci passano insomma i Gli dirigenti, addetti ai gli lavori allenatori, gli addetti ai lavori. comunque. Vediamo altre foto. Questo è lo Sì, spogliatoio. sono i corridoi, come vedete è stato riverniciata la parete, però poi tutto il resto è rimasto così, cioè tavoli, porte Andiamo bucate. avanti. Vediamo altre. Questa è la porta di uno degli Ecco. spogliatoi. Bucata, Sì. chiaramente. Credo, forse, ecco, questo è lo spogliatoio, questo invece Queste sono è le la doccia. docce, cioè queste foto diciamo segnalano una cosa. Sono stati spesi 700.000 euro. Sì. Sergio Parisi è andato a fare, no, ad esultare, a dire che è stato un grande successo questa riconsegna, però chiunque, anche diciamo, il più analfabeto nel settore, no, che potrei essere anche io, ci si domanda cosa sono stati fatti con 700.000 euro. Cioè, un manto in erba sintetica non costa 700.000 euro, perché chiunque può informarsi su internet, può chiedere anche una consulenza, un preventivo. I campi in media costano 300.000 euro, per campi non intendo solo il manto in erba, ma intendo le panchine, le recinzioni, i fari, il sistema di irrigazione. Con gli altri 400.000 euro cosa è stato fatto? Cioè io questo vorrei chiedere, ma lo vorrei chiedere anche da cittadino, sono soldi pubblici, no? Che arrivano dal Allora, pubblico. vediamo, appunto, sentiamo Sergio Parisi, l'assessore allo sport del comune di Catania, nel giorno dell'inaugurazione, insieme anche al presidente della FIGC Sicilia, il dottor Sandro Morgan, c'era anche Enzo Falzone, in rappresentanza del CONI e altre autorità. Allora, sentiamo questa breve intervista che è stata raccolta da Salvo D'Arrigo. Quando sarà l'assessore? Sarà pronto per le società? Da sabato inizieranno gli allenamenti. Già Anzi, forse già da questa settimana. Perciò già tutte le società a cui è stato Attraverso la affidato FIGC noi già stiamo sono pronte ovviamente per lavorando allenamenti e partite sugli ufficiali. orari e sugli spazi. Benissimo. Ma c'è l'idea di darlo, di esternalizzarlo pure questo campo? No, vista diciamo, l'esperienza che non è stata positiva, perché noi l'abbiamo messa a bando tutti, abbiamo avuto solo due società che si sono presentate. E probabilmente l'idea è aiutare le società per adesso, immaginando di mettere a disposizione i campi ristrutturati e poi più avanti vedremo anche in base alle eventuali richieste delle società se ci sono i margini per riprendere quel discorso Perfetto, sull'esternalizzazione. un'ultima domanda per chiudere, non è polemica, ma per gli altri due che rimangono, praticamente che sono un po' fatiscenti, quello di Ziadis e Paratore. Ma il discorso parte proprio da là. Noi abbiamo messo a bando questi campi perché l'idea era naturalmente ricevere, perché l'abbiamo messo per 20 anni,
quindi avere un progetto migliorativo sui campi, così come farà il Catania, così come farà l'Atletico a Montepò. Quindi stiamo rivedendo chiaramente questo progetto e lavoreremo anche su quei campi, oppure immaginiamo di riproporli in gestione. Questo sicuramente sarà messo a disposizione delle per società tutte le che ne società fanno credo. richieste. Sì. E invece il Velletri è già iniziato, Il sono Velletri già ci iniziati stanno i lavorando, lavori. sì, stanno Quando lavorando. si prevede Non il abbiamo ancora una data certa, penso nelle prossime settimane servono le condizioni di dare appunto la data di finire. E Salvo Darico da Sicra Press, dal nuovissimo scintillante nuovo impianto rigenerato col sintetico del Duca d'Aosta. Una buona giornata. Questo dunque è il contributo di Salvo D'Arrigo che è stato registrato nel giorno dell'inaugurazione. Vogliamo un commento? Chiediamo un commento a Damiano Cusce prima di salutarlo. Sì, fa abbastanza ridere questa cosa, perché in questo servizio si vede Sergio Parisi molto felice, circondato da persone, e proprio alle sue spalle, no? Ci sono le recinzioni bucate, e poi anche sul Velletri. Cioè, il punto è questo. Quello che chiede Damiano Cusce, con 700.000 euro, Cos'è stato fatto? cosa è stato Dove sono i fatto? Perché un soldi? manto erboso di nuova, Non di costa ultima generazione, 700.000 euro. costa all'incirca Sì, 300.000 euro. 300.000 euro senza buchi però, con le Senza panchine sì, completo, è diciamo, completo. chiave in Quindi con mano. 700.000 euro bisognerebbe, cioè viene istintivo chiedersi dove sono finiti i soldi, però Cioè, come sono stati come sono stati investiti? spesi? Poi magari Cioè, potrei sbagliarmi, allora mi si dice 700.000 euro sono stati spesi per questa cosa, e allora direi anche che forse no, ci hanno fatto una truffa, perché con per 700.000 euro riavere solo un tappeto steso a terra è veramente boh, imbarazzante, vergognoso. E poi, scusi, anche sul Velletri, come fa un assessore, l'assessore allo sport del Comune di Catania a non sapere nemmeno orientativamente qual è l'andamento dei lavori del Campo Velletri? Che io ricordo è da 6 mesi chiuso e totalmente abbandonato, hanno solamente tolto il manto, smontato porte e panchine. E fine, non c'è nulla in quel cantiere. Ed è allucinante che un cantiere di una struttura pubblica, l'assessore, cioè il responsabile, la massima figura di quell'ambito, non sappia dire assolutamente nulla di quel cantiere. questi tuoi dubbi li gireremo all'assessore Sergio Parisi, che invitiamo a partecipare a Sala Stampa, ovviamente per darci tutte le notizie necessarie, dato che lui rappresenta comunque la comunità con un Sarebbe incarico bello avere delle importante risposte. all'interno della giunta comunale della città di Catania. Dunque torneremo a occuparci del Duca d'Aosta e non soltanto, perché comunque per tutte le realtà che esistono in città si sta soffrendo ancora molto la mancanza di disponibilità dei campi di calcio. Poi potremmo aprire anche il discorso relativo agli altri sport, alle Al altre rugby, ad discipline, al esempio. rugby per esempio, tanto per non andare lontano. E dunque comunque terremo accesa l'attenzione di Sicrapress della nostra redazione all'interno di Sala Stampa e non soltanto. Grazie a Damiano Cusce. Grazie al direttore. In bocca al lupo e chiaramente buon lavoro, ci rivediamo presto per fare il punto della Speriamo situazione. per parlare di cose positive. Grazie, infatti, grazie per essere intervenuto all'interno dell'anteprima di Sala Stampa.